52 avanti Cristo. Vercingetorige, capo degli Arverni, guida una coalizione di tribù galliche contro l'esercito romano, impegnando Cesare in una difficile guerra che si concluderà con la presa della città di Alesia e la sconfitta dei ribelli. In prossimità della battaglia decisiva, Cesare, a conclusione del settimo libro, inserisce a sorpresa uno dei rari discorsi in forma diretta del debello gallico. A parlare, durante l'assedio di Alesia, è Critognato, nato, racconta Cesare, da una nobilissima famiglia in Arvernia e considerato uomo di grande autorità. Scrive Cesare: «Mi non pretereunda esse videtur, a me sembra mi videtur, non pretereunda esse, che non si debba trascurare, che non si debba omettere, Orazio Critognati, il discorso di Critognato, propter eius singularem ac nefariam crudelitatem, per la sua singolare e nefanda crudeltà». Dopo questa brevissima introduzione, Cesare dà la parola a Critognato. «Aliqui ex vobis audiebantur se ostibus dedere quam pugnare malle». Alla lettera «aliqui ex vobis, alcuni di voi, audiebantur, erano sentiti dire, malle, preferire, se ostibus dedere, arrendersi, consegnare se stessi al nemico, quam pugnare, piuttosto che combattere». Si sentiva dire, correva voce, che alcuni di voi preferissero consegnarsi al nemico invece di combattere. «Ec non dedizio, sed turpissima servitus, esse mi videtur. Questa, ec, mi videtur esse, mi sembra essere, non dedizio, non una resa, sed turpissima servitus, ma una schiavitù assai vergognosa. Mi sembra che questa non sia una resa, ma una vergognosa schiavitù. Etiam si, anche se, tacere ius sum, alla lettera sono stato ordinato di tacere, ossia mi è stato ordinato di tacere, tamen, tuttavia, vobis suasurus sum, ho intenzione di esortarvi, ut obsidioni resistatis, a resistere resistatis obsidioni, all'assedio.